trovo ancora in ospedale, in questo luogo di sofferenza e di speranza, luogo di grande sollecitudine per i malati, luogo di vita. Vorrei da qui rivolgere anzitutto un saluto a quanti soffrono nel corpo e nello spirito e a coloro che sono al servizio dei malati, medici, infermieri, personale sanitario e ausiliario. Così Giovanni Paolo II esordì nel discorso dell'Angelus del 13 ottobre 1996, che concluse scherzosamente definendo il luogo in cui era ricoverato Vaticano numero 3, perché il Vaticano numero 1 è Piazza San Pietro, il numero 2 è Castel Gandolfo, il numero 3 è diventato il Policlinico Gemelli. In effetti, dal 13 maggio 1981, giorno dell'attentato, fino al termine del suo cammino terreno, Papa Wojtyla ha vissuto per 10 volte la necessità di dipendere dalle cure dei medici dell'ospedale Vaticano. Aveva già un'esperienza di 89 giorni di ospedale tra Cracovia e Roma, il pontefice, quando ha effettuato la sua visita pastorale a San Giovanni Rotondo, dove sconvolse i programmi stabiliti, decidendo di visitare uno per uno tutti i reparti di Casa Sollievo della Sofferenza. In questa circostanza, il 23 maggio 1987, al personale dell'ospedale fondato da Padre Pio non si limitò a rivolgere un semplice saluto. La grande intuizione di Padre Pio è stata quella di unire la scienza a servizio degli ammalati insieme con la fede e la preghiera, la scienza medica nella lotta sempre più progredita contro la malattia, la fede e la preghiera nel trasfigurare e sublimare quella sofferenza che, nonostante tutti i progressi della medicina, resterà sempre, in certa misura, un retaggio della vita di quaggiù. Per questo, un aspetto essenziale del grande disegno del Padre Pio era ed è che la regenza in questa casa deve poter costituire sì, una cura del corpo, ma anche una vera e propria educazione all'amore inteso come accettazione cristiana del dolore. E ciò deve poter avvenire soprattutto grazie alla testimonianza di carità offerta dal personale medico, paramedico e sacerdotale che assiste e cura i malati. In tal modo si deve formare una vera e propria comunità fondata sull'amore di Cristo. Una comunità che affratella coloro che curano e coloro che sono curati. Un messaggio diretto non solo ai presenti, ma a tutti coloro che sono al servizio dei malati. Visto che Giovanni Paolo II ha invitato il personale di Casa Sollievo della Sofferenza a diventare un modello per i loro colleghi. La vostra testimonianza, cari medici, cari infermieri, cari sacerdoti, è estremamente preziosa, non solo per coloro che qui vengono ricoverati, ma è un segno importante anche per tutta la Chiesa e per la società.